Buonasera a tutti. Oggi è mercoledì 16 novembre 2022. Grande il tuo amore.
tua presenza, non potrei più vivere senza, senza il tuo amore. Oh, grande il tuo amore. Abbraccio, mi perdo e mi lasci senza fiato, e vedo nel tuo viso la mia immagine riflessa. Hai cambiato la mia vita, non è stata più la stessa da quando hai dato un senso ai giorni miei, da quando hai dato un senso ai giorni miei. Lui è buono e la sua benignità dura per sempre. Al tuo cuore.
cammina sulle acque insieme a me. Non fallirai, non fallirai, non fallirai, non fallirai, non fallirai, non fallirai. Vieni e cammina sulle acque insieme a me, sulle acque insieme. Non fallirai, chiudi i tuoi occhi, chiudi i tuoi occhi in questo momento, se puoi. E ricevi l'abbraccio del Padre in questo momento, l'abbraccio del Padre nella tua vita, che ti libera da ogni angoscia, che ti libera da ogni paura. E ascolta la sua voce che ti dice: tra le mie braccia sei al sicuro, tra le mie braccia tu sei al sicuro. Nessun'arma fabbricata contro di te avrà successo, tra le mie braccia tu sei al sicuro. Quanto bisogno ancora di te, altra risposta nel cuore non c'è. Per tutto quello che dici e che fai, altro tesoro non troverò mai. Come un albero tagliato, io appartengo a te, e che al sentor dell'acqua mi vivifica, mi rigenera. Grazia su grazia e pioggia che scende, che bagna e guarisce il mio cuore. Grazia su grazia, il fiume che scorre, che lava e rinnova il mio amore per te. Quanto bisogno ancora di te, risposta nel cuore non c'è. Per tutto quello che dice che fai, altro tesoro non troverò mai. È come un albero tagliato, appartengo a te, e che al sentor dell'acqua mi vivifica, mi rigenera.
grazia su grazia e pioggia che scende, che bagna e guarisce il mio cuore. Oh, grazia su grazia è un fiume che scorre, che lava e rinnova il mio amore. Lava e rinnova il mio amore, che lava e rinnova il mio amore per te. Ti amiamo, ti amiamo. Siamo pazzi di te, Padre. Tu ci hai amato alla follia e nessun amore che non rispecchi questa caratteristica può essere degno di essere chiamato amore. Un amore folle. Spirito Santo meraviglioso, Spirito Santo straordinario che abita dentro di noi, che ci comunica in maniera dolce l'amore del Padre. Alleluia, grazie Padre, grazie con tutto il cuore, spero che stiate bene e che questo momento insieme possa essere proficuo per la vostra, per la nostra edificazione. E mentre stavamo cantando sento di condividere con voi questo passo che è scritto proprio nel libro di Giobbe e che ha anche ispirato parte di quel canto che si intitola Grazia su Grazia, in Giobbe 14 al versetto 7, nel mezzo della grande prova che Giobbe superò, che Giobbe attraversò, che poi superò grazie a Dio. Troviamo queste parole che lui stesso dice: almeno per l'albero c'è speranza, se è tagliato cresce nuovamente e continua a mettere germoglio, e anche se la sua radice invecchia sottoterra e il suo tronco muore nel suolo, al sentore dell'acqua germoglia nuovamente e mette rami come una pianta. Questa sera voglio parlare in maniera particolare a coloro che pensano che ormai è finita, che non c'è più tempo, che ormai non c'è più speranza, eccetera, eccetera. Mai dire mai. Era il titolo anche di un bel film di 007, no? Mai dire mai. Perché con lo Spirito Santo non esiste la parola mai, non esiste la parola è finita, non esiste l'espressione non c'è più speranza. E anche se la sua radice invecchia sottoterra, il suo tronco muore nel suolo, al sentore dell'acqua germoglia nuovamente e mette rami come una pianta. Ciò che fa la differenza nella nostra vita è quando
quando c'è questo sentore dell'acqua, cominciamo ad ascoltare, a sentire di nuovo in maniera particolare la presenza di Dio nella nostra vita, la presenza dello Spirito Santo, quando cominciamo a sentire di nuovo l'amore del Padre, l'abbraccio del Padre, la carezza del Padre, la parola del Padre. Quindi non esiste un basta e finito, non esiste un non c'è più speranza, non esiste, con Lui non esistono queste cose. Questa è la cosa bella, che coloro che magari hanno fatto nel passato esperienza con Lui, con lo Spirito Santo, che hanno fatto nel passato, che hanno avuto che hanno delle testimonianze straordinarie, che hanno ricevuto delle parole profetiche, dei tocchi particolari dallo Spirito Santo, e poi con l'andare del tempo, con le vicissitudini della vita, le situazioni, le circostanze, le prove, tutto quello che vogliamo, tutto quello che a volte accade di brutto nella nostra vita, persone si scoraggiano e dicono: ormai non c'è più niente, non credo più, sono una pecora smarrita e tutte queste storie qua. No, la risposta è assolutamente no. Almeno per l'albero c'è speranza. Se è tagliato, cresce nuovamente e continua a mettere germoglio, non è importante quello che hanno fatto ai tuoi frutti, non è importante quello che hanno fatto ai tuoi rami, e non è neanche importante quello che hanno fatto al tuo tronco. Al sentore dell'acqua la radice germoglia. Ciò che è importante è ciò che è la radice, quella parte nascosta che nessuno può toccare, che nessuno può raggiungere, sulle quali nessuno può mettere le sue mani. La radice è la parte più intima dell'albero, è il nostro cuore. Eri un albero che portava tanti frutti, hanno tagliato i frutti, ti sono rimasti i rami, hanno tagliato i rami con le foglie, è rimasto il tronco, hanno tagliato pure il tronco. Dice qua: anche se la sua radice invecchia sottoterra, il suo tronco muore nel suolo, al sentore dell'acqua germoglia nuovamente e mette rami come una pianta. Ciò che fa la differenza non è ciò che hanno fatto ai tuoi frutti, ciò che hanno fatto alle tue foglie, ciò che hanno fatto ai tuoi rami, ciò che hanno fatto al tuo tronco. La cosa importante è che la tua radice ritorni a sentire quell'amore meraviglioso e genuino, perché è là che c'è la vita, è nella radice, la radice che va nel sottosuolo, la radice che è radicata nel terreno di Dio, nel terreno che Dio ha stabilito per la tua vita. Non ha importanza quello che ti hanno fatto, non ha importanza quello che tu ti sei fatto, che tu ti sei fatta, non ha importanza. La radice al sentore dell'acqua, al sentore dell'acqua germoglia nuovamente e mette, dice qua, e mette rami di nuovo, nuovamente, di nuovo, nuovamente. Dillo insieme a me. Ancora una volta, nuovamente, di nuovo, ancora una volta, nuovamente, di nuovo. La tua vita può diventare meglio di prima, puoi esplodere in una genuina primavera che soltanto lo Spirito Santo ti può dare. Puoi ritornare a portare dei frutti straordinari per poter benedire le persone, per poter dare da mangiare alle persone, e le tue foglie, come scritto in Ezechiele 47, serviranno da medicina. Quindi non pensare mai che sei inutile, che ormai non c'ho più speranza, che cosa può fare Dio di me se sono arrivato in questa situazione, ho toccato il fondo. Bene, hai toccato il fondo, è il tempo per darti, per piantare i piedi sul fondo e ritornare di nuovo a galla. Questa è la cosa più importante, di non mollare mai, perché c'è sempre una via d'uscita, perché c'è sempre un modo nuovo che Lui ha per poter benedire la nostra vita, per poter renderla speciale e renderla fruttifera, ancora utile per la vita degli altri, utile per la vita degli altri. La nostra vita serve per benedire la vita degli altri, la nostra vita serve per servire gli altri. Ancora una volta,
ancora una volta, padre, ancora una volta, perché non c'è limite a quello che lui può fare. Lo capisci o no? Lo capisci o no che non c'è limite a quello che lui può fare? Lui può guarire ogni malattia, lui può tirarti fuori da ogni condizione economica, può tirarti fuori da ogni situazione che è ormai incancrenita. È lui che compie l'opera nella tua vita, è lui che lo fa, non sei tu. Semplicemente alza le tue mani e dillo: Padre, la mia vita è nelle tue mani, io non so come fare, io non so come gestire questa situazione, però una cosa so, che la mia vita nelle tue mani può diventare qualcosa di straordinario e di meraviglioso. Quindi riprendi di nuovo la tua vita in mano, rimettila nelle sue mani e lui farà qualcosa di meraviglioso che tu neanche immagini. Lo comprendi? Neanche immagini quello che di meraviglioso lui può fare della tua vita. E anche se tutti ti guardano in questo momento e dicono: guarda, c'è lì un albero, è tutto tagliato, il suo suolo, il suo tronco è morto nel terreno, al sentore dell'acqua germoglia di nuovo e mette rami come una pianta. Buona vita, buona resurrezione, buon ritorno alla vera vita.